E qua ci prendiamo ammazzate, ragazzi, se lo facciamo fatto male. Beh, ragazzi, Pirone, bentornati. Eccoci oggi in questo nuovo video. Siamo qui nella Mela Godo House. Stai fermo un attimo. House. Volevo fare qualcosa che non sia sempre sotto gameplay. Usciamo un po' dai gameplay. E ne approfittiamo. Quindi casa è disordinata. Cioè, quante possibilità ci stanno che la raccoglie? Zero. Zero. Voglio fare una cosa abbastanza figa che mi hanno consigliato su Facebook, che poi ho scoperto essere già un format usato da altri youtubers americani, roba del genere. In poche parole sarà chi è più propenso a fare qualcosa. E abbiamo scelto delle cose abbastanza pericolose tra di noi. Nel senso, qua raga volano i coltelli in pratica. Esatto, chi è più propenso a fare qualcosa. Noi abbiamo qua tutti i nomi, quindi io c'ho qua Gabbo, poi c'ho qua Ron, poi c'ho qua Ron. Mi è sputato nel collo. Le sgogli. C'è una nuda. C'è una nuda, magari. Guardate, era anche carino. Okay. Ciao, zio. Capirete comunque durante il video, nel corso della cosa. Io c'ho qua tutte le cose che siamo scritti che dobbiamo. Lo puoi mettere anche qua il foglio? No, perché sei scemo, perché se si vede. C'è lo spoiler. Si spoiler, non capisco. Chi di noi è più propenso a quittare da YouTube? Ok, io ce l'ho. Anch'io. No, sì. Potete dare le spiegazioni. E poi dopo rifacciamo a rissa, ovviamente. Johnny, ma siete dei Ron, Gabbo. Chi è che ha detto Ron? Tu? Io. Anche perché Johnny è già uscito da me la cosa. Sì, no, guardate. Sì. Io ho detto Gabbo perché ho capito che il suo vero sogno è un altro. Ma perché di come c'è di cazzate, non ragazzi? Non di come di tirare fuori la roba dello sbaffo. Aprire il negozietto dello sbaffo. Perché hai detto Ron? Perché basta una minima goccia che aumenti la tua depressione e quitti. Innanzitutto hai sbagliato perché si dice goccina. Goccina basta una goccina. Vabbè, io ho messo Johnny perché fondamentalmente ormai c'è cioè, procinto alla pensione. Magari avessi la pensione in Italia. Chi è più propenso a fare titoli clickbait? Posso scrivere il mio nome? Penso ci sarà un unplane. 3, 2, 1. Boom! Penso che sarà un unplane. Penso che non ci sia neanche da spiegare il perché. Chi è più propenso a bestemmiare? Qua però. Qua ragazzi, questo è facile. 3, 2, 1, vai. Come Ron? Ma raga, no, io non bestemmio mai. Ma cosa no? Cioè, c'è un 2 a 2. 2 a 2, Gabbo Ron? Cioè, Red non ha messo nessuno. Io ho messo Gabbo. Ma tu non ti ha messo nessuno. Tu hai messo Gabbo. Gabbo vive bestemmiando. Mo ditemi ogni quanto Gabbo dice di 10. Ogni inizio frase. Ogni frase. Chi è più propenso a tradire? Non posso mettere il mio nome. Vabbè, ma sei un figlio di puttana. E te no, coglione. Ti metto Johnny Greek. Ma non è vero. Sì, hai anch'io. Ho raga, tutti i giorni. Johnny, hai il cazzo marmoreo. Sei un fottuto fabbro. Comunque per me è già strano. Questa è fatta da colei che ha suggerito questo gioco. Quindi la fiorellina. Grande fiorellina. Chi di noi è più propenso a fare follie per amore? E anche qua ho un dubbio. Ma devi pensare così tanto? Perché ti sdrai? Cioè, non è che se ti sdrai. Non voglio farvela vedere perché prima ho già visto la risposta. Grazie a cazzo mi hai detto guarda. Via. Aspetta che non mi ricordo. Ti chiama partecipe di questa cosa. Perché tu hai messo me? Cioè ti metti di zerbinaggio. Ma vogliamo No, quella è gestione della situazione. No. Quella si chiama gestire la situazione. Vogliamo ricordare che Gestoron ha affittato una stanza a tema romano. Sì, ma Gioni, ma era porno. L'ho fatto una volta nella vita per trombare. Ma era 4 anni fa, dopo 3 mesi che la conoscevo. Ho dovuto fare un... Che romantico. Un attimo. Che amore che sei. Lo sai qual è la mia attrice preferita? Cameron Diaz. E il regista? Ronaldo. No, James Cameron. Scrivete nei commenti un qualsiasi nome che contenga Ron. Chi di noi è più propenso a litigare con altri youtuber? Qua il cellulare si setta da solo. In realtà nessuno di noi l'ha mai fatto, quindi. Non è che siamo. Insomma. Giocassi a poker perderesti i patrimoni. Vai. Ma pure tu te sei messo. Raga, anche io sono messo. Ma ti sei automesso. Mi ha scritto Gabbo. Ha fatto le crociate più grandi della storia di YouTube. Questo significa comunque essere consapevoli di se stessi. Sì. Chi di noi è più propenso a sperperare soldi? La gente sa cosa di propenso, no? Penso di sì. Sì, penso di sì, è italiano. Sperperare però non lo so. Sperperare soldi. Via.
2. Gianni, quando cazzo mai spreco soldi? In cosa? Gabbo, perché mi sono Gabbo? Ma se compra tutte le puttanate del mondo? Ha comprato 40.000 euro di Giulietta, 20.000 euro di Coca-Cola. Ma 40.000 euro a Giulietta? 10.000. Ma l'ha usata? La gente non sa che è usata, costa 40.000. Ma lui mi fa un serio sto gioco. Non posso essere tutte le risposte. Scusa, ma a me perché mi devi cagare il cazzo? Ma c'è una vita sballata. Gianni, dai, però non puoi dire Ron, non spendo un cazzo, Ron. C'è il monitor dove usa per lavorare, che c'è la mia nonna, che non c'è più. C'ha una scrivania. C'ha una scrivania. Stai falsando le regole. Non sto falsando un cazzo. Fammi un esempio dove Ron spende tanti soldi. Ha buttato 600 euro in sigarette elettroniche. E lui ha speso 7.000. Scusa. Il capo di Square c'ha il negozio dello Schwab. Non prendiamolo più in causa. Chi di noi è più propenso a provarci con le ragazze? Qualsiasi caso, chi è proprio chi è più pervertito? Chi ha l'indole del provarci, nel senso, chi è più... questo è compromettente, eh? Okay. Se lo mi sarà un plane. Via. No, dai, 2-2. Ma no, non è che ci prova, Ron è pervertito. No, io un quindi era un'altra domanda. Chi è pervertito per le fighe? Anche ciao, Johan. Comunque a questo video faccio vedere la mia ragazza, perché dice: ma secondo me tu mi tradisci, che i tuoi amici lo sanno. Beh, ma perché ci ha pagato per non dirlo. Vabbè, certo. Poi il prossimo lo dico scritto Pacchi anche. Chi è più propenso a fare il poser su Instagram? Poser in che senso? È a far foto da fashion blogger su Instagram. Un plane anche questo, raga. Questo è un plane gigante. Via. Cazzo, hai fatto l'easter egg, raga. L'ha fatto ruotare andante. Anche se Gabbo, anche dai, Gabbo, per favore, ho finito il tatuaggio. Anche se ho fatto il samurai. Quante foto fate di tatuaggio? Mille. Guardate che bella questa ruotata. E basta, andiamo a vedere nel Gabbo, tuo profilo. Gabbo, sei fuori la telecamera. Sei completamente dall'altra parte, Gabbo. Ma io devo essere la voce fuori Gabbo, campo. Io non ma qua mi piace. Devo essere la voce fuori ne campo. Ho fatte 3 di foto col tatuaggio. Adesso andiamo a vedere. No, comunque per me ve la giocate malamente entrambi. Gabbo, questa non è una foto da pose. Vabbè, ma non ti cazzare. No, sì, adesso mi cazzo. Beh, ma quella era la prima foto. Ma qual è? Ah, raga, sta una cifra comodo. Raga, sta una cifra comodo. Te ne trovo un'altra. Cioè, è una gara al peggio comunque. Questa un giorno prima. Johnny. Ma perché? Chiara Ferragni. Ma chi sborra più lontano potevi fare? Chi di noi è più propenso a vendere se stesso per soldi? Scherzi, è pleno. Un play anche qui? Beh, oddio, ragazzi. Beh, no, aspetta, però in effetti... Secondo me in due se la giocano. Sì, giocano quelli del tatuaggio. Sono quelli del tatuaggio. Cazzo, ma che mi è confermato se a te piace essere povero. Ce li ho anche i tatuaggi, però li nascondo bene. Vabbè, ce l'ho anche qua. Però non faccio le foto così. C'ho anche i piercing, non faccio le foto così. Vabbè, non è che posso nascondere la faccia, cioè... Dovresti. Pubblicità! Perché? Cos'è sta roba? Vai. Dai, ma che state a di Gabbo che vende molto più di me. Io adesso Gabbo. Io penso Gabbo, certo. Sono beh, ma tu non puoi mettere fate a gara, se no è a tempo thread. Io mi vendo più di te. Porca, adesso non dobbiamo parlare. Porca puttana. Dobbiamo fare sì vedere tutti vendi. I prodotti. Ma che storia? Sì, questo video è croccante. Chi tra di noi è più propenso a copiare video di altri youtubers? Qua parte un Toddy dissing, raga. Ma sei scemo? Che cazzo copri il vlog? Non mi hanno copiato. Nessuno di noi copia video. Gabbo non ha mai copiato i video che andavano in tendenza e li faceva anche lui. Gabby Squared? Io metto Gabbo. Io metto Gabbo. Mi ha convinto. Ti ho convinto? Anch'io metto Gabbo. Sono convincente. Mi ha particolarmente. Aspetta che si è bloccato. Non voglio essere l'isolato della situazione. Adesso ragazzi, però voglio gli esempi. Vabbè, a parte che li voglio adesso, no? Perché questo è copiato da una grande. Questa è una cosa bella. Chi è più predisposto a fare sacrifici per gli amici? Se qualcuno mette il suo nome vuol dire che è una persona brutta. Vabbè, sì. Tutti gli amici di merda. Sì, infatti io sto pensando se avete fatto qualcosa per me. Ma sei veramente un figlio di puttana. Ti ho salvato la vita su un Frecciarossa. Io sono quello che andava in giro a chiedere: c'è un medico sul Frecciarossa? Sì, però puoi nascondere la risposta. Con te che mi muori davanti. Devi attaccarti a quell'esempio lì nella vita. Dai! A parte vai a fare in culo. Dopo questa tua roba non ti voto più. Vai. Via. No, aspetta, ragazzi, hai cambiato il nome.
tutti Ron. Ron Dredd, perché ovviamente Ron non può mai essere. Io sono in questo significa che vabbè, JR è fondamentalmente no, vabbè, dai. Vabbè, diciamo che da una scala 1 a 10 Ron è 10, gli altri sono 9. Fondamentalmente JR è bravo, dai. Per questo è povero. Questo è chi è più propenso a rischiare su YouTube, nel senso di portare, proporre cose che a volte, cioè, vanno contro la, stonano rispetto all'abitué. Fa video diversi ai suoi standard per provare a fare qualcosa di nuovo. Johnny deve diverso. Dire qualcosa, ha fatto la mossa. Stonano rispetto all'abitué, è straordinario. Poetico, dove sei Sgarbi? Poetico, ragazzi. Vai, 3, 2, 1, vai. Gabbo scritto Gabbo. No, comunque l'importante è sapere di rischiare. Sì, raga, sono quello che fa più cose. Perché diverse. Lo svapo comunque. Ma questo qua non fa un video uguale da 4 anni che neanche lui capisce cosa sta facendo. Appunto. Cioè, io ti ho scritto una poesia d'amore. Pensa. Vaffanculo. A chi piacciono più le tette? Io mi stavo divertendo un botto, peccato che abbiamo finito le domande. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto una parola con Ron dentro. Sì, una parola con Ron dentro, assolutamente. E altre cose del genere, che magari facciamo un altro episodio le prossime settimane che ci becchiamo qui in Mela God of House. Mi raccomando, un bel mi piace, cerchiamo di raggiungere i 30.000 like se ne volete altri in futuro. Ogni tanto, almeno una volta a settimana, facciamo qualcosa di diverso. Ma quanto ti hanno pagato per fare Tron? Ragazzi, io chiudo. Ciao. Ciao, ragazzi. Questa è benzina. Io mi bella, raga. Adios. Ciao, raga.